the effigy, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand, guardate quanto ci sono nel mio nuovo Road to Max. Ehi, non te ne frega niente? Sto potenziando il muro. Sta potenziando il muro. Chi era? Deca, non vi dico cosa mi ha detto. Allora, il maialino. Allora ragazzi, guardate, intanto con quei 7 milioni di Elisir vado a potenziare immediatamente un accampamento, perché vi ho detto che devo portarli tutti al massimo, sì? Mi sono troppo utili, sì. Perché così ho 240 truppe poi. Poi ragazzi, ho 5 milioni di Elisir di oro e potenzio l'ultima difesa al 7. E in tutti me l'avete detto nei commenti, quindi potenzio la difesa al 7. 3, 2, 1, ok, andata. E adesso ragazzi ho ancora un muratore libero e ho 86.000 di Elisir nero e potenzio la regina 15, così dopo, anzi lo faccio proprio alla fine dell'attacco, perché oggi vi faccio vedere un attimo cosa ho fatto. Allora, mi piace quell'attacco, solo due ho buttato via l'incantesimo. Ah, beh, potevi buttare sui goblin. No, volevo buttare lì. Allora, vi faccio vedere questo attacco, che ho attaccato un villaggio inattivo. Però diciamo che era abbastanza forte, quindi non ho rubato tantissime risorse, perché era inattivo parzialmente, nel senso che magari non ho giocato per un giorno solo. Quindi aveva metà nelle miniere, metà nei depositi. Vedete qua davanti 4 per. Praticamente vedete che qui da questa parte va il municipio fuori, quindi lo distruggo piano piano. Poi come sempre uso la tattica barbari arcieri per buttare giù il massimo possibile. Diciamo che li ho attaccati soprattutto anche perché, per questo, vedi? Per questo. Diciamo che con questo attacco... Esatto, anche questo, vedi che sono tutti e due, diciamo... Belli strapieni. Esatto, è vicini al muro, quindi ho preso più di 1000 di Elisir nero in questo attacco. Diciamo che avendo preso questo Elisir nero ero arrivato esattamente a 75.000 e potevo farmi la regina 15. Ma ho aspettato per farvelo vedere nel video, nel frattempo ero arrivato... No, cazzo, ho preso solo 800. Nell'altro attacco l'ho preso 1000, se non sbaglio. Non sai neanche cosa hai fatto. No, nell'altro attacco... Ah, vedi, in questo avevo preso 1000. Vabbè. Replay? Facciamo vedere il replay questo. Con questi attacci, se non sbaglio, è arrivato a 75.000. Però dopo ho lasciato perdere per diciamo farvi vedere quello che volevo fare. Qua è l'attacco che voglio far vedere oggi in live. Volevo fare la tecnica Lorda Barbarica col curatore dietro. E quindi ho detto, butto giù le difesere, okay. Perché vedi che era una qui e due qui, tra l'altro attaccatissime. Ho detto, una volta che butto giù quelle tre difese, vai avanti e faccio e spacco tutto. Però ragazzi, non riuscivo a buttare giù quel cazzo di difesera. C'erano due mortai, la regina e lo stregone, che non riuscivo a distruggere. Pian piano poi ho buttato i barbari. Qua vedi che ci sono due mortai del cazzo che mi sparano lo stregone. E gli arcieri, merda, si sono spostati. Qua, butto giù la difesera. Okay. Poi comincio, diciamo, a colpire da questa parte. Mi sono ricordato dopo che avrei potuto fare una cosa più intelligente. Usare quelle cazzo di pozioni che avevo. Ma non volevo usarle, ragazzi. Volevo provare a fare... avevo le pozioni, buttavo una cura e sarei riuscito... Ti sei svegliato dopo? No, qua intendo. Lì so che... Lì ho messo la cura per forza, perché ho detto, cazzo, ce ne sono due attaccate. Una volta che tu distruggi quella difesera, lì sei a posto. Sei a cavallo. Però dopo gli arcieri si mettono a distruggere quelle cazzo di miniere, allora diciamo, ripulisco. Ripulisco così, vanno via dritte. E invece no. Boom, butto gli eroi, perfetto. Una volta buttato gli eroi, uso la furia. Un attimo, puoi mettere un attimo in pausa. Perché? Da fargli vedere una roba loro. Cosa? Mentre il signore parlava... Sì? Ha tirato un mega sputacchinone. Non so se riuscite a vederlo. Che schifo. Che schifo. Tu dici che schifo. Pulisci quella merda. Qualcosa. È un fazzoletto un po'. Ah, io devo pulire. Guardate, ragazzi, che pulisco lo sputacchino. Ma cosa lo spalmi? No, ho spalmato, ho pulito. Vabbè ragazzi, riprendiamo, siamo seri. Seri. Allora ragazzi, qua metto tutta l'orda barbarica e dico, adesso schiero quel cazzo di curatore. Allora sei stronzo, curatore di merda. Maledetto tu. Ma devo andare a curare. Va verso quello che ha più vita. Ma secondo te ha più vita quella regina o quel gruppo di barbari? Ma lui guarda la vita singola. Poi guardate ragazzi, l'attacco stava andando bene poi alla fine, perché sembra che qua... faccio una merda, però se avessi avuto più tempo, cioè se mi fossi svegliato prima a usare le pozioni e distruggere quelle cazzo di pesere, vedete che l'orda barbarica è immortale, cioè
non c'è niente. Immortale. No, non possono ucciderla, appunto. Ho capito, ma c'è quel cazzo di volano. E vabbè, guarda, arriva lì e cura. Mi lo sposta. Arriva lì e cura tutti. Quindi, ragazzi, ipoteticamente quell'onda barbarica lì mi avrebbe fatto vincere tutto l'attacco con un curatore. Però, ragazzi, purtroppo cosa è successo? Avendo perso troppo tempo a distruggere cazzo di fesere, non sono riuscito a finire l'attacco e rubare tutte le risorse. Però adesso faccio una cosa diversa. Invece di portarmi via le cure, porto via, perché faccio vedere dove cavolo è, 5 fulmini, così con i fulmini distruggo tutto, tutte le difese aeree, almeno 2 me le distruggo. Distruggo le difese aeree anche sputando tu, qui adesso trovo uno da attaccare e ci vedo qui fra poco. Ecco questo, Rinnega, vieni qua. Cioè, mentre io sto per fare i cazzi miei, tu inizi ad attaccare. No, guarda, secondo te questo qua riesco ad attaccare a fine. È un villaggio nativo, quindi... Sì, all'inferno scarica. Perché all'inferno... quella è rossa e l'altra è nera? Perché quella è rossa e una è nera. Forse perché un'altra è, non lo so. Allora, ragazzi, provo ad attaccare questo con l'orda barbarica, sperando che non abbia bomboni attivi, perché se i bomboni attivi sono... Sciagato! Fottuto! Beh, butti giù subito quel... Allora, questa difesa aerea la butto giù così. Ta-ta-ta. Ok, già partito ad usarne, ancora uno. Ok, aspetta, quella difesa là è fuori, quella difesa là aerea, quindi magari là ci metto gli arcieri. E da questa parte attacco full... Per questo che là c'è la regina degli stronzi. Sì, sì, lo so, tranquillo, tranquillo. Allora, ci attacco tutto con l'orda barbarica da questa parte. Poi appena, diciamo, i miei barbari si avvicinano alle difese aeree, metterò magari ancora quelle due pozioni di fulmini che ho. Ok. E poi vediamo cosa fare. Vediamo magari vediamo se mettere... Si... Vediamo che succede, dai. Sì, non so se mettere... Vediamo come va la serata. Intanto non mi va bene che quegli arcieri si stiano... quei barbari si stiano dividendo. Perché già col fatto che si dividono perde un sacco di tempo e di... Aspetta, mettiamo... Potenza. No, ecco, il re barbaro lo metto qua dietro in modo che vada insieme a quel gruppo di barbari. E si dividono di nuovo. E si dividono. Ma l'importante è che si dividono bene, perché se si dividono male è un casino. Intanto quel re barbaro mi ha fatto fuori un paio di barbari, vabbè. Re barbaro che fa fuori i barbari. Ok, perfetto, butta giù quella roba, ok. Mi sta curando tutto quanto. Aspetta, qua butto gli arcieri così mi vado a distruggere quella cazzo di difesa era assolutamente. Perché distruggere anche la regina. Sì, è così, mi uccide anche la regina, perfetto. E sarebbe da buttare giù anche questa difesa aerea. Buttiamo giù un sacco di arcieri da questa parte, ok. Tutti qua, così diciamo che quell'obiettivo della regina adesso è la difesa aerea e il cannone. Ok, la difesa è andata giù là. Che guarda qui. Continua a curare il gruppo, ok. Continua a curare il gruppo, fa un po' a testa, vedi? Perfetto. Di qua un po' Un colpo qua, un colpo alla botte e un colpo al piede. Ok, andiamo avanti. Vedi che lui... Comunque si è dimenticato di nuovo del tuo gruppo di arcieri. No, il mio gruppo di barbari. No, il tuo gruppo di barbari. Dov'è il gruppo di barbari? Là con... morto? Dov'è il mio gruppo sta di morendo barbari? Il re barbaro? Perché non c'è più il mio gruppo? Cura il re barbaro pure! Dov'è il mio gruppo di morti? Barbari? Ma come morti? Perché... Sono passati sopra un bombone allora? Non lo so, secondo te ho guardato? Sì? No. Però ho rubato tutte le risorse. Cos'è che mi manca? Ma un bombone, cazzo, il municipio. Non prendi il municipio. Il deposito di Elisir, che municipio? Devo prendere oro? Sì, Elisir. Ma c'è 2 stelle sicure, eh? Boh, chi se ne frega. Vabbè, ragazzi, non so cos'è successo. Devo andare a vedere il replay un attimo. Termina battaglia, però ho preso... Oh! 235.000 d'oro, 1.300 di resir nero. Megoglioni. Guarda qua, vedete cosa è successo un attimo, ragazzi. Devo vedere un attimo come sono morti tutti i miei barbari. Che cazzo, erano tutti vivi, erano? Che cazzo è successo? Il processo all'attacco. Facciamo un processo all'attacco adesso. Non c'è più di scarichi. Cosa cazzo è successo? Scusa, tutti vivi. Sono preso tempo lì. Guarda, i barbari qua erano tutti vivi, no? Perché il curatore ha curato quell'altro. Ma vedi che stupido, perché il curatore si è messo a curare il re barbaro? Ma sei proprio stronzo, curatore di merda. Sei proprio un culo. Vabbè, ragazzi, se il video vi è piaciuto, cliccate un bel mi piace. Continuate a iscrivervi al nostro canale, ciao a tutti. Oh, fermi, no, che cosa, ok, ciao a tutti. Ah, aspetta, cosa la regina, fare? Cazzo. Cos'è non gli ha fatto niente a nessuno? La regina, attack, livello 15, puff, così aumenta anche di abilità. Ciao a tutti. No, stai che scherzo che non l'hai completa ora. E al prossimo video.